Ciao e bentornati. Come vedete alle mie spalle siamo in aperta campagna. Questa è una zona boschiva, ma siamo circondati da aperta campagna. Ieri, fortunatamente, dopo un mese di maggio abbastanza secco, è venuta giù un po' di pioggia. Per cui questa mattina volevo approfittare dell'umidità residua dell'aria per vedere di fare un giro e cercare magari qualche chiocciola che ovviamente vive allo stato selvatico qui praticamente nei pressi anche del mio allevamento. Volevo fare quindi una passeggiata per vedere quali tipologie di chiocciole possiamo incontrare in natura allo stato selvatico, in questo caso in territorio abruzzese tra le montagne, quindi comunque con un clima abbastanza particolare, e quindi per vedere e capire insieme a voi quali possono essere le tipologie di chiocciole che appunto allo stato selvatico, se vogliamo, possiamo trovare. Ne approfitto di questo bel fontanile ormai in disuso e in rovina per sedermi e continuare a chiacchierare. Credo che chiunque di voi abbia potuto ammirare almeno una volta, dopo un bel acquazzone estivo, le chiocciole venir fuori e compiere quindi tutte le loro abituali routine di vita dopo appunto che si è generato un clima molto umido. Le chiocciole ovviamente hanno bisogno di grossa umidità per mettersi in moto, perché ovviamente avendo una pelle molto sensibile all'aria devono avere sempre un'umidità costante attorno a loro per far sì che non vadano in disidratazione. Io da questi comportamenti, da questi animali, ne sono stato sempre affascinato, per cui ogni volta che un acquazzone si presenta cerco sempre di vedere e di notare il comportamento che tutti i tipi di chiocciole che posso trovare attorno a me nel mio ovviamente ambiente compiono. Quindi mi metto ad osservare che cosa distingue una chiocciola dall'altra e ovviamente quali particolarità ogni tipologia di chiocciola ha. Quando ci si approccia poi all'allevamento di questo animale, ma credo che in generale sia così un po' per tutti, a mio modo di vedere la cosa più importante da fare è cercare di capire quali sono gli atteggiamenti che in natura, ovviamente allo stato selvatico, ha una determinata specie che poi potremmo andare ad allevare, per replicare poi in allevamento praticamente un ambiente quanto più consono a quello selvatico, che appunto replichi per la chiocciola praticamente il suo stile di vita ideale. Per cui è importante studiare appunto l'atteggiamento della chiocciola da allevare, nel nostro caso ad esempio la Helix Aspersa Müller, quali atteggiamenti ha in natura, cosa predilige, così da poter replicare appunto un ambiente quanto più soddisfacente al suo modo di vita, per far sì che abbia tutto il benessere necessario appunto per prosperare in allevamento. Ovviamente nulla toglie che poi possiamo andare a studiare anche altre tipologie di chiocciole, se siamo appassionati di natura e di biologia, questa è una cosa molto bella. Per cui oggi vediamo un attimo di capire quali tipologie di chiocciole possiamo cercare e soprattutto in che ambienti. Quindi adesso ci facciamo una piccola passeggiata per vedere quale ambiente una determinata chiocciola predilige, per appunto sperare di trovarne allo stato selvatico, e vediamo un attimo quali tipologie di ambienti possiamo andare a valutare per cercare quindi una determinata chiocciola o una determinata appunto specie. Se vogliamo andare ad esempio in cerca della Helix Aspersa Müller, la specie che poi noi alleviamo in allevamento ed è una delle specie che meglio si presta ad essere allevata e anche commercializzata, dobbiamo capire qual è il suo tra virgolette stile di vita, passatemi il termine, e quali ambienti predilige. Questa tipologia di chiocciola, questa specie, predilige soprattutto i prati incolti e prati con molte specie di vegetali al proprio interno. È una specie che non disdegna il sottobosco e in effetti
cerca riparo, soprattutto in prossimità dei sottoboschi in cui puoi trovare magari rocce, pezzi di corteccia, tronchi, cavi di alberi in cui andare a far riparo, e poi quando vengono fuori ovviamente situazioni che lo permettono, come appunto scrosci forti di acqua nei periodi estivi, questa chiocciola, la Helix Aspersa Müller, viene fuori e cerca quindi di approvvigionarsi soprattutto di cibo nei campi ovviamente aperti in cui può trovare appunto tante tipologie di vegetali che ad essa piacciono. È una chiocciola che cerca molto riparo anche nella vegetazione non troppo alta, come può essere il trifoglio o comunque l'erba spontanea, per cui se ne vogliamo cercare in natura sicuramente dobbiamo andare a bazzicare, diciamo così, questa tipologia di ambienti. Vediamo un attimo quindi se ne troviamo qualcuna con un pochino di umidità residua che la mattina presto viene fuori, soprattutto in prossimità di zone boschive in cui appunto può trovare dei piccoli ripari. Una cosa importante, questo un po' per tutte le tipologie tra virgolette di chiocciole, ma soprattutto poi per la Helix Aspersa Müller, perché la dobbiamo andare a replicare in allevamento, è quello di far trovare ad essa ovviamente sempre la presenza di roccia calcarea. Essa infatti bazzica molto gli ambienti non troppo acidi, quindi suoli non troppo acidi, perché appunto vuole la presenza di roccia carbonatica, che appunto è una roccia che a base di carbonato abbassa molto il pH del terreno, perché loro ovviamente devono poterne trovare, perché con la tra virgolette lingua che hanno nell'apparato boccale la vanno a raschiare per fare scorta di carbonato di calcio per indurire il guscio. Quindi è molto difficile trovarla in terreni acidi se ovviamente la andiamo a cercare, per cui anche questo può essere indice di sua ovviamente presenza o meno. Fate caso a tutte queste piccole cose e vedrete che se andate in cerca appunto di questa specie la troverete facilmente. Andiamo. Non a caso mi sono messo a cercare la Helix Aspersa Müller sui bordi della strada. Se voi ci fate caso, infatti, dopo un violento acquazzone, le strade, soprattutto quelle di campagna, sono il principale luogo in cui poter incontrare soprattutto l'Helix Aspersa Müller. Questo perché ovviamente le stradine, soprattutto quelle di campagna, sono a ridosso di prati o in prossimità quindi di un inizio di un bosco, per cui la Helix Aspersa Müller probabilmente, anzi quasi sicuramente, sarà in prossimità della strada dove l'erba è più bassa e ne fa riparo, oppure fa riparo in prossimità appunto della strada sotto alberi in cui magari è cascata un po' di corteccia, c'è qualche roccia, lì sicuramente potremmo trovarle. Infatti adesso le andrò a cercare lungo il bordo della strada e sono sicuro che qualcosa salterà fuori. Visto che la fortuna aiuta sempre gli audaci, abbiamo qui a bordo strada un tronco, ovviamente di una, sicuramente una roverella tagliata, cavo marcio, in cui sono presenti molte foglie all'interno e sicuramente qui le chiocciole ne fanno uso come riparo. Infatti c'è forse una famigliola di Helix Aspersa Müller che sta gironzolando piano piano. Addirittura si sente il rumore che fanno quando passano sulle foglie secche. E visto che, lo ripeto, la fortuna aiuta sempre gli audaci, perché se ne andiamo in cerca sicuramente con le buone intenzioni le troviamo sempre, c'è qui una chiocciola di cui le dimensioni io non avevo mai visto in natura. È la prima volta che ne posso osservare una così grande. Spero si veda, è di dimensioni veramente notevoli,
peserà forse 30 grammi, non lo so, probabilmente avrà più di 3 anni di età, anche 4, e in natura ovviamente questa tipologia di situazioni può verificarsi molto spesso, perché ovviamente possono andare più in là di un anno, 2 anni di età rispetto a quelle in allevamento, per cui le dimensioni sono notevolmente più grandi. Non avevo mai visto una chiocciola così grande, ovviamente la prendo, la posiziono al suo posto e la lascio ovviamente libera in natura, come lascio libere tutte quelle, però ci fa capire in che modo questa tipologia di specie vive, che habitat bazzica. Sicuramente con la pioggia di ieri se ne sono andate in giro anche lungo il bordo della strada, infatti c'è del trifoglio che sicuramente utilizzano anche come riparo, e tutta una serie di erbe spontanee che loro utilizzano come foraggiamento. C'è questa che veramente è di una dimensione notevole, non avevo mai visto una chiocciola così grande. Poi provo a fare qualche ripresa un pochino più ravvicinata per farvela vedere, magari se viene fuori. Anzi, per confronto adesso, scusate se la telecamera si muove, ma proverò a vedere. Questa sicuramente è una chiocciola di almeno un anno di età, messa a confronto è davvero piccolina. Come abbiamo visto, quindi trovare la Helix aspersa Müller, anche un soggetto di queste dimensioni, in natura non è così difficile. È una specie molto ben adattata un po' a tutti i climi, e in Europa la si trova un po' in tutti i luoghi, per cui se volete mettervi anche voi alla ricerca di questo splendido soggetto, trovatela nei luoghi in cui vi ho indicato, quindi soprattutto ai margini delle strade, dove ci sono molti campi aperti in cui lei appunto passa le giornate più umide. Sono stato fortunato perché quando ho riposto prima questo splendido esemplare all'interno del tronco, è venuta fuori un'altra specie, questa, che poi vi farò vedere magari come immagini più ravvicinate, è quella che viene chiamata comunemente in Italia o in alcune parti d'Italia, soprattutto nel Lazio, la rigatella, la Helix vermiculata, un'altra specie fortemente allevata, ma non in tutti i luoghi. È una specie che anch'essa si presta bene alla commercializzazione, ma la Helix vermiculata, appunto la rigatella, ha bisogno di condizioni un pochino più tra virgolette precise rispetto alla Helix aspersa Müller. È una specie che non digerisce troppo il grande affollamento della stessa specie, quindi tanti esemplari confinati in un luogo tra virgolette chiuso, e soprattutto ama i climi molto più caldi, ad esempio della mia regione. È presente ovviamente allo stato selvatico da me, ma non in un numero così grande. Infatti io ne trovo veramente molto poche, sparse un pochino qui e lì. Predilige più o meno gli stessi ambienti della Helix aspersa Müller, per cui la Helix vermiculata la possiamo trovare insieme ad essa, cosa che infatti è accaduto prima, però ovviamente in allevamento è molto difficile da trattare, ci vogliono climi molto ben più caldi e secchi del mio per far sì che poi in riproduzione renda molto, per cui anche questo è un sinonimo del fatto che se vengono trovate commercializzate in determinati posti che non sono adatti a lei per l'allevamento, quelle chiocciole ovviamente spacciate per chiocciole allevate in quel luogo sono chiocciole derivate invece da mercati di importazione.
Per cui occhio che se volete allevare questa tipologia di chiocciole in una determinata area che non è consona al suo stile di vita, difficilmente ci riuscirete, come invece è molto più semplice con la Helix Aspersa Müller. Adesso le ripongo e ci facciamo un'altra passeggiata, perché ho intenzione di cercare nelle vicinanze un'altra tipologia di chiocciolina molto carina, ma che predilige zone proprio di sottobosco molto 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 più umide, esposte sempre a nord. Vi farò vedere di cosa si tratta. Andiamo.